Ciao a tutti da Saverio Lalli di Lalli's Fishing. Quale emozione si prova prima di affrontare una gara? Il tema del bracconaggio, il futuro della pesca e altro ancora qui alla Fiera di Roma al Fishing Adventure 2016. Se è uno sport o un hobby che ti piace proprio, l'adrenalina te la crea uguale. Quando si arriva sul campo gara il primo giorno di prova, esiste solo quello. Purtroppo la gara è uno dei momenti, secondo me, più brutti della mia attività di pesca, perché comincio una settimana prima a pensare a cosa devo portare e avendo ormai dopo 15 anni di gara un garage pieno di esche è veramente difficile la scelta, perché vorrei portare un po' di tutto, però a volte in barca è impossibile portare un po' di tutto, arrivando fino all'ultima notte dove dormo pochissimo, perché penso a dove andare, se magari è uno spot che conosco, magari vado qua, poi magari il giorno dopo della gara vado in un posto completamente diverso, quindi è proprio una situazione che mi prova fino alla fine. Per poi non parlare del momento che inizia la gara vera e proprio, che fino a quando non ottengo la prima cattura valida passo i minuti più brutti della mia vita, fino a quando non ottengo il primo strike valido a quello che sono i fini della classifica. Però sicuramente a me piace molto fare competizioni, quindi le competizioni fanno un po' nel mio DNA, quindi cerco di farle il più possibile legate allo spinning. L'ultimo ho appena partecipato a una gara di street fishing, quindi una gara, l'unica gara fatta in Italia, quindi ottenendo anche un risultato importante. Mi sto preparando per andare a quella più famosa d'Europa, che vado all'Ironman a settembre a Rotterdam in Olanda, quindi a questa gara di 24 ore di pesca street fishing. Quindi è un momento, per chi è malato di competizioni, sicuramente bello e importante. Prima di affrontare una gara, sinceramente, la cosa che mi piace più avere è la calma, perché comunque se non uno riesce a essere razionale e poi dopo durante la pescata si fa fatica a levarci le gambe. La cosa più importante è di riuscire durante i giorni di prova a avere un'idea su quella che potrebbe essere la pescata, diciamo, base. Però molto importante è curare le alternative, magari si riesce a poter fare dei risultati a livello di squadra, di team, che magari ti possano portare alla vittoria. Se hai preparato, hai capito la pesca, hai impostato la gara, i tipi di lance, gli inneschi, tutto, e sei, diciamo, più tranquillo, anche se vai a affrontare un campionato del mondo, sei più tranquillo, diciamo, riesco sempre a dormire, quindi è segno buono. Il giorno prima speri che tutto vada, che non ci siano, ecco, bastoni fra le ruote da parte dei concorrenti, della pesca, insomma, che tutto fili liscio, dai. Provato il campo gara, l'emozione sta nel capire se le ragazze hanno recepito ciò che uno gli insegna, che gli spiega e che cerca di fare. Poi tante volte si rimane col sorriso sulle labbra, qualche volta un po' meno. La preparazione a casa conta moltissimo, la preparazione a tavolino. Ci aiutiamo provando il campo gara, più o meno per guardare le specie di pesce e per capire come si muovono e dove mangiano soprattutto. Prima c'era un po' l'inquinamento delle acque, che adesso ormai mi sembra sia passato abbastanza in secondo piano. Il problema del bracconaggio c'è, esiste, e bisogna fare in modo di cercare di risolverlo. Adesso vedo che le amministrazioni, la polizia e chi ne deve seguire di questo fatto sta facendo sempre delle cose in più e sembra che qualche risultato cominciamo ad averlo. Serve l'aiuto un po' di tutti, perché questo è il problema principale per far sì che le gare ritornino ad essere quelle di una volta, perché i pesci ci sono ancora, ma sotto questa pressione di questo bracconaggio sono più impauriti, ovviamente, perché non si sentono liberi, vanno sempre dove ci sono i ripari, dopo in gara è difficile prendere. È sicuramente un fattore importante per chi come noi lavora nella pesca e per chi come noi è appassionato di pesca. Già la zona dove io vivo, che è
vicino al Po, quindi un posto come ormai tutti i giornali o riviste parlano, che tutte le notti è preso di mira questi bracconieri, o altri compressori come il Ferrarese e il Laghi di Mantova, sono sicuramente una cosa importante da porci un occhio di attenzione. Anche perché se non abbiamo più questi pesci, se non abbiamo più questi ambienti, se abbiamo la paura di andare a pescare perché magari potremmo essere aggrediti da predoni o da chi, ne va un po' via tutto quello che è il gusto, questa fantasia della pesca. Penso che qualsiasi organo istituzionale debba guardare a questa realtà che ormai purtroppo è affermata e trovare, se possibile, un rimedio per poter permettere a tutti di vivere nuovamente le nostre acque, che abbiamo dei posti bellissimi in Italia dove tutti si possono divertire e magari portare i nostri figli a vivere un po' l'emozione e il sogno di pescare una bella cattura. Il mare comunque ha veramente molti nemici che, perché partendo dalle barche che lavorano con reti, dovrebbero lavorare a 3 miglia dalla costa, invece lavorano nel sottocosta dove non potrebbero lavorare. Ci sono delle paranze che sfruttano veramente tanto il mare, le persone che pescano in modo abusivo non è giusto per il mare, che sarà il nostro futuro dei nostri giovani. Le acque si stanno impoverendo e c'è sempre meno pesce e dopo c'è anche sempre meno pescatori, perché il problema molto è il bracconaggio anche da chi vive e frequenta il fiume, e se si restituisce i fiumi e gli ambienti ai pescatori c'è comunque sempre più controllo. Quando inizia la paura e i fiumi sono meno frequentati e tutto, si lascia ancora più spazio a chi dopo compie delle razzie. E speriamo che si riesca ad avere un maggior controllo non soltanto dalle guardie volontarie, ma da chi comunque, se trova dei pescatori a fare bracconaggio, non si gira dall'altra parte per paura. Riccardo, ci spieghi il movimento di questo artificiale? Questo artificiale è un artificiale che noi vendiamo da alcuni anni, si chiama Left Tail, uno dei nostri cavalli di battaglia, e in questo caso è innescato su una round jighead, una jighead rotonda dotata di White Guard, che sarebbe un antialga che dovrebbe aiutare ad evitare gli incagli. Poi in questo caso non abbiamo la punta dell'amo per evitare fastidiosi inconvenienti con la vasca. La jighead pesa 3,5 grammi in questo caso e favorisce una discesa abbastanza rapida verso il fondo. La coda e le piccole appendici laterali, simili zampette, si muovono emettendo delle vibrazioni, simulando sia il nuoto di un pesce nel caso della coda, sia le vibrazioni che potrebbe produrre un piccolo organismo quale un gambero o un insetto che affonda. Io sono un ottimista di natura, io lo vedo bene e vedo anche che durante le fiere mi vengono a trovare tanti, tanti bimbi, tanti ragazzi, perché ce ne sono a Livorno, bimbi, e bimbi di 10, 12, 13, 15 anni, con l'entusiasmo, con gli occhi lucidi, per, magari per conoscermi, perché vedono in me quello che io vedevo in altri pescatori quando avevo la loro età, e quindi vedo che c'è anche un futuro, ecco, oltre che un presente nella pesca, perché bambini, vedete, io anche faccio dei video spesso dove ho bambini a bordo, perché per me è importante che ci sia poi il futuro dei pescatori che ora sono ragazzetti. La pesca ora, siamo a un momento che, se non ci sto parlando per la traina, prima di tutto siamo legati a un eccesso di pesca professionale che ci ha limitato anche nella ricerca dei grandi pelagici, no? Dalla ricciola e quel che sia. Speriamo che col futuro le nuove leggi ci ridia il modo di prendere qualche bel pesce ancora in più. Visto che hai fatto un viaggio bellissimo in Australia. È un territorio bellissimo, se avessi 10 anni di meno caricherei tutto e andrei a viverci. La pesca è considerata come da noi in Italia il calcio, quindi tutti vanno a pesca nei weekend, sabato e domenica. Loro hanno la fortuna di avere un sacco di acque bellissime, tutelate, controllate, con un sacco di pesce, quindi tutti si divertono e tutti amano fare catch release. A volte magari chi vuol tenere un pesce ne tiene uno giusto per il gusto di mangiarlo e tutto il resto lo rilascia. Barramundi alla carta sembrava un pesce semplicissimo, tutt'altro, quindi noi avevamo raccolto più informazioni possibili che potevamo prendere in internet su quello che potevano essere le potenziali esche per insediarlo là.
totalmente diverso a quello che ci eravamo preparati. Ci siamo difesi abbastanza bene perché abbiamo ottenuto alcuni strike importanti e divertenti, un pesce bellissimo perché è funambolico, quindi salta dal momento che tu lo ferri direttamente fuori dall'acqua, e è bello perché poi l'avevamo fatto con esche molto piccole, attrezzature abbastanza light, quindi siamo divertiti. Un pesce bellissimo, consiglio a tutti di provarlo avendo l'occasione. Io ho cominciato a pescare all'età di 12 anni, ho cominciato con l'acqua dolce, pescando trotalago e pesca al colpo, poi mi sono dedicato all'età di 16 anni, mi sono dedicato al mare e ho scoperto una vera passione che era veramente il mare mi dà quel senso di libertà, mi dà quelle catture, quelle emozioni che non riuscivo ad avere sia nella pesca al colpo che nel trotalago. Sono toscano, sono fiorentino, pescavo nei fiumi, nei laghi. E poi piano piano nel tempo mi sono appassionato al mare e la mia vita è sul mare. La mia grande passione è la traina col vivo. Trainare col vivo mi ha fatto passare giornate indimenticabili veramente. E questo poi io l'ho cercato di tramandare alle nuove generazioni, di far vedere, di insegnare, di dimostrare che con esca grande, pesce grande, questo è il mio motto. Complimenti per l'ennesima volta che hai vinto il campionato mondiale di quest'anno. Sì, è andata bene, la stagione passata, il 2015, abbiamo fatto centro sia nel mondiale per nazioni, quindi come Italia, e sia nel mondiale per club come Lenz Emiliano Tubertini. Il mondiale per club è un po' la Champions League nel calcio, quindi è una bella soddisfazione rivincerlo. Abbiamo vinto per 5 anni in 6 anni che abbiamo disputato, un altro record che ci aggiunge al nostro palmares della Lenz Emiliano. Ciao a tutti, siete i numeri uno. Un saluto a tutti gli amici di Faro Libera TV, siamo Falsini. Un salutone da Lino Materazzo e da Riccardo Rondoni. Un saluto a tutti da Simone Gig. Un saluto a tutti gli amici e a tutti i pescatori d'Italia e anche dell'estero.